Amici di TechnoAndroid, benvenuti. Oggi andiamo a vedere come visualizzare il contatore Knox contenuto all'interno del Samsung Galaxy S4. La procedura è valida anche per il Galaxy Note 3 e tutti quei dispositivi Samsung che verranno aggiornati e con una versione Android contenente Knox. La procedura è abbastanza semplice. Premiamo il tasto volume giù più il tasto home più il tasto di accensione in questo modo. Ok, premiamo il tasto volume su per confermare e andiamo a verificare il Knox. Allora, ok, come potete vedere, il Knox in questo caso è aumentato a 0 per 1. Infatti, su questo dispositivo abbiamo ottenuto i permessi di root. Cosa comporta l'aumento di Knox? L'aumento di Knox comporta la perdita della garanzia e la disattivazione appunto del servizio Knox all'interno del nostro Samsung. Attualmente non esiste alcuna procedura per riportare il Knox a 0x0, quindi fate molta attenzione a qualsiasi modifica venga effettuata sul vostro Samsung. Per oggi è tutto, continuateci a seguire su www.tecnoandroid.it.